Buongiorno, benvenuti in un nuovo giorno. Oggi qui da me piove, non guardate la mia faccia perché è da poco che sono sveglia, quindi è presto. Piove tutto grigio, ma va bene così, nel senso ero un po' stufa del sole, infatti c'è accesa la luce della sala, quindi vedrete un sacco di ombre. Va bene così, non guardate anche i capelli, me li devo lavare. Insomma, non guardate. Guardate il video, ma non guardate me. Prima di fare i mestieri, insomma, oggi voglio innanzitutto mettere la zucca in forno, quindi con un po' di timo, dopo vi faccio vedere. Mettere a cuocere le lenticchie che le ho messe a bagno ancora ieri, anche se non c'è. C'è scritto sulla confezione che non era, che non necessitavano per forza dell'ammollo, però io le ho messe lo stesso a bagno e poi le farò cuocere mezz'oretta e poi andrò a fare le mie cosine di casa, insomma, le faccende che tutti i giorni, tutte quante facciamo a casa. Poi oggi pomeriggio andrò a lavorare e niente, tutto qui. Volevo informarvi. O meglio, raccontarvi che sto facendo la dieta intermittenza. Allora, è pochissimo perché è una settimana che ho iniziato. In una settimana ho perso 1,2 kg, quindi io già sono contenta. Quindi faccio la 16-8, vuol dire 16 ore di digiuno e 8 dove posso mangiare. E faccio dalle 8 del mattino alle 16 del pomeriggio l'orario in cui posso mangiare e dalle 16 del pomeriggio fino alle 8 del giorno dopo sono a digiuno, quindi posso soltanto bere acqua, tisane, ovviamente rigorosamente senza zuccheri. Non si può bere il latte perché contiene gli zuccheri, insomma, acqua e tisane, basta. Il caffè è meglio non berlo, quindi va bene così, quindi ne ho limitati tantissimi, infatti lo sto bevendo solo a colazione, nel cappuccio e a volte uno dopo pranzo, ma poche volte, insomma, ecco. E cosa volevo dirvi? Allora, in una settimana è 1,2 kg che per me, che sono comunque in menopausa, tanto perché non riuscivo a distogliermi da un determinato peso che non vi sto a dire perché non mi sembra il caso. Era tanto che ero ferma a quel peso lì e non riuscivo a schiodarmi nonostante io comunque mangio bene, mangio un sacco di verdure, mangio roba integrale oppure senza glutine. Pochissime volte mangio i fritti, mangio la frutta, veramente, veramente, veramente cerco sempre di mangiare in maniera corretta perché appunto, primo non mi sento bene, poi io mi sento un po' appesantita, dopodiché non digerisco ovviamente più tutte le cose che digerivo una volta. E quindi, mamma, scusatemi ancora per i capelli. E quindi preferisco mangiare bene, insomma, adesso il mio stile di vita è quello, quindi cerco di mangiare bene. Quindi le ricette che magari dove vedete i fritti e così io generalmente ho ancora un figlio in casa, cioè ho due figli, una femmina e un maschio. La ragazza convive, quindi è rimasto a casa il ragazzo che ha 14 anni e quando lui me lo chiede, giustamente glielo faccio. Ecco, non sempre faccio i fritti o come fritto fritto di fritto, altrimenti cerco di metterglielo in forno, insomma, in qualche maniera, farglielo passare più meno unto, diciamo così, ecco. E io però mangio bene, cioè mangio in maniera corretta, eppure non riuscivo a perdere peso.
Quindi mi sono documentata su internet insieme a mio marito per questa dieta intermittenza, dove c'era scritto che comunque anche per le donne in menopausa andava bene, quindi ho detto perché no, proviamo al massimo se non ce la faccio la smetto e basta, insomma, ho fatto una prova, ecco. E invece in giro di una settimana neanche sono calata 1,2 kg, che per me è già un grande obiettivo. E quindi speriamo di andare avanti a calare bene, a calare insomma il peso, i chili che voglio calare. E magari eventualmente se vi interessa vi terrò aggiornati. Ecco, da sottolineare che nel momento in cui io mangio, quindi dalle 8 del mattino alle 16 del pomeriggio, non è che mi strafogo di mangiare. Al di là che, credetemi, solo i primi giorni, primo, il secondo giorno, ho avuto, neanche fame. È più una cosa di essere abituati a mangiare, quindi è più una cosa di testa. Che si fa fatica a gestire perché arriva l'orario comunque della cena dove io comunque faccio da mangiare per la mia famiglia e ecco lì è difficile gestire il fatto di non assaggiare, di non fare preparare il piatto anche per me, di non mangiare con loro. Però comunque questa dieta io ho scelto questo metodo e questo tipo di orario perché anche lavorando mi è più comodo fare 16-8. Poi comunque ci sono vari metodi, ci sono mi sembra 15-10, insomma se andate su internet comunque lo vedete. E ho scaricato questa applicazione che si chiama Fast Boy o Fast Body, qualcosa del genere. Che mi aiuta a impostare la mia settimana, quindi ho impostato tutti i giorni 16-8 e mi ricorda di bere perché in base al peso che avete vi consiglia una quantità di liquidi da assumere, ok? E tutte le volte che comunque bevete, se lo volete, ovviamente io ho attivato la notifica per ricordarmi anche se io effettivamente comunque bevo, però lo stesso l'ho messa. Per curiosità, per vedere appunto quanto riesco a bere, vi ricordo ogni 3 ore di bere un bicchiere d'acqua, ok? Fino a quello che vi serve, insomma, raggiungere. Cioè, mi sto trovando bene, ecco, dopo una settimana non si può sapere come andrà avanti. Però mi sto trovando bene, vi ripeto, ho avuto 2 giorni un attimino di crisi quando facevo la cena, ma è veramente solo una cosa di testa, di pensiero, di abitudine, di essere abituati comunque a mangiare a un certo orario, perché di fame effettiva non ne sento. Io adesso stamattina ho fatto la colazione con la mia bevanda, mi sono fatta il cappuccio di soia, ho messo dentro della frutta secca e della granola, in più del farro caramellato al miele, ecco un pochino così, se no posso fare la mia colazione con le fette biscottate alla marmellata, dei biscotti integrali, insomma come voglio. Dopo magari a metà mattina faccio uno spuntino, un frutto o quello che mi pare, oppure non lo faccio in base a quello che sento, se ho fame la faccio, se no niente. Scusatemi, giù ancora la voce. E poi il mio pranzo normale, quindi un pranzo o con carne o col pesce o con la pasta asciutta, con le verdure, insomma, come meglio credo, ecco, tutto qui. Basta. Quindi vi terrò aggiornati se vi interessa, anzi scrivetemelo qui sotto nei commenti. E
E adesso vado a mettere la mia zucca e le mie lenticchie sul fornello e vi faccio vedere. Questa è una zucca piccolina che avevo tagliato e congelato, quindi l'ho scongelata ieri. Timo. È un filo di olio. La mia zucca. Inforniamo la nostra zucca più o meno a 180. Voilà. Queste sono le nostre lenticchie che stanno andando. Fuori la nostra zucca per girarla magari un pochino. Si spacca già. Allora, le nostre lenticchie sono pronte. Adesso queste le possiamo, siccome che sono tante, le possiamo mettere in un contenitore di plastica
utilizzare, queste non sono salate, quindi se vogliamo fare la pasta in brodo con le lenticchie e gli spaghetti spezzettati, andremo a salare ovviamente la pasta, l'acqua della pasta e mangeremo, oppure se vogliamo mangiarle così comunque le saliamo e magari le facciamo rosolare con un pochino di cipollina. E queste sono le nostre fettine di zucca, che vedete che sono belle rosolate e anche belle morbide perché c'è un profumo incredibile con queste. Ovviamente sono pochissime, quindi andrò, penso, a mangiarle così, condite con un filo d'olio, altrimenti si può fare i gnocchi alla zucca. Schiacciamo, togliamo la buccia, la schiacciamo, mettiamo un pochino di farina, insomma, e facciamo i nostri gnocchi. Tutto qui. E per oggi è tutto da Elena, da Eli Cuisine e Beauty è tutto. Vi auguro una buona giornata. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Qui sotto vedrete il mio canale, Eli Cuisine Beauty, e lasciatemi tanti like in maniera da poter andare avanti con questa avventura. Un bacio a tutti e una buona giornata. Ciao ciao!